Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Duran Red. Come vedete oggi siamo in un nuovo episodio con un gioco molto particolare che non molti si aspettavano, un gameplay del genere forse. Qui vedete siamo su un gioco di strategia a tempo reale prodotto dalla Paradox Interactive, se non mi sbaglio, nel 2014. Questo gioco per molti non lo conosceranno probabilmente perché non tutti sono amanti dei giochi di strategia. Posso dire che questo gioco è veramente bello, completo, o almeno uno dei pochi giochi di strategia che c'è quasi tutto, cioè puoi gestire qualsiasi cosa. Come vedete, questa è la mappa iniziale dove possiamo scegliere la data e il personaggio con cui vorremmo partire. Allora, come vedete, io ho già scelto una nazione, ovvero Wessex, un piccolo regno, si chiama Piccolo Regno di Wessex. In teoria sarebbe in Italia un ducato, cioè non sarebbe un regno, sarebbe un duca alla fine. Però in Inghilterra non c'erano ducati e conti, ognuno aveva un modo di chiamarli. Comunque, come vedete, alla fine sarei un duca, insomma, non sono nemmeno un regno. In Inghilterra, ovvero piccolo regno. Si possono scegliere diverse date da partire, ad esempio, per chi prende solo il gioco base, si parte nel 1066. Visto che ho comunque comprato i DLC, le espansioni del gioco, parto da Charlemagne, ovvero da quando c'è Carlo Magno, insomma. Allora, come vedete, io ho già la possibilità di creare il vostro sovrano. Io già l'ho personalizzato. Già l'ho creato perché ci voleva un po' di tempo e comunque vedere 10 minuti, 20 minuti solo per creare il personaggio è noioso. Come vedete ho creato già il stemma araldico, ovvero lo stemma della casata. Questo è il casato mio, insomma. Come vedete ho scelto anche il nome del cognome della dinastia. Ho messo Doran Red, visto che riguarda il mio canale. E ho scelto il mio nome, ovviamente. Poi qui si scelgono anche già i tratti. Ad esempio oggi ho scelto che sono ambizioso e onesto, mettendo anche cinico. Cinico ovviamente sarebbe colui che non ama molto il clero, insomma. Io ho scelto ambizioso perché dà molti punti, però ovviamente aumenta di età. Quindi, come bisogna mettere una cosa, un pregio, bisogna anche mettere un difetto, ovvero io sono cinico. Quindi con la chiesa non ho una buona opinione. E ho messo anche spendaccione, ovvero che comunque non ho molta confidenza col denaro. Come vedete perdo uno diplomazia, però ho più amministrazione. Questo è il personaggio che noi partiremo. Si può mettere anche il personaggio già sposato e figli. Io direi di partire senza figli e sposato per il semplice fatto che comunque sposarsi con una persona che non è di umili origini non dà alleanze, perché per fare alleanze bisogna sposarsi con figli e di persone nobili. Quindi noi terminiamo quel personaggio e startiamo il gioco. Bene, ora siamo nella mappa iniziale, cioè non è più la mappa iniziale, siamo già in gioco. Come vedete, ci sono molte cose da gestire. Le cose iniziali da fare, ovvero è quello di scegliere i consiglieri del vostro regno. Allora, il cancelliere si dovrebbe scegliere in base a chi ha più diplomazia. Ovviamente il gioco metterà già a voi quello più forte al primo posto, ovvero a noi è questo qui, che è di umili origini, religione cattolica come noi e la nostra stessa cultura. Noi lo selezioniamo, ovviamente scegliendo questo personaggio, visto che abbiamo scelto cancelliere, lui migliorerà le relazioni con noi, comunque essere cancelliere del regno è una cosa molto positiva, insomma. Il cancelliere a cosa serve? Il cancelliere può migliorare le relazioni con i vostri nobili, cioè i vostri nobili del regno, oppure con altri regni. Invece può anche fabbricare rivendicazioni oppure seminare dissenso, ovvero creare rivolte in altri regni. Invece il maresciallo è colui che addestra le truppe. Di solito si può fare o ricerca tecnologie militari o addestrare le truppe. Di solito io uso questo qui, che comunque noi abbiamo un esercito, e aumenterà in base a quello che facciamo noi. Allora, poi dobbiamo nominare l'intendente. L'intendente sarebbe colui che, insomma, gestisce le ricerche economiche, supervisione e costruzione, oppure può riscuotere le carte. Di solito conviene sempre fare ricerche tecnologiche economiche.
Il capo delle spie sarebbe, ovviamente si capisce già dal nome, sarebbe colui che gestisce le spie, ad esempio può studiare tecnologie delle spie, creare reti di spie oppure tramare. Io consiglio sempre di mettere in capitale il tramare, ovvero può scoprire facilmente chi fa dei complotti contro di noi o la nostra famiglia. Il cappellano di corte è già stato scelto, ha 18 di erudizione, che è molto buona. A noi ci conviene fare ricerche tecnologiche e culturali, che sono molto essenziali. Comunque a questo possiamo fare all'inizio. Ora andiamo a vedere i nostri. Possiamo anche vedere, scegliere le nostre leggi. Le nostre leggi iniziali sono agnatica primogenitura. Cosa vuol dire? Primogenitura sarebbe il primo figlio, ovvero quello più anziano, comunque il primo figlio. Regna dopo la nostra morte, diventerà erede al regno, cioè erediterà tutto il regno. Agnatica invece è quando solo il figlio maschio può succedere il regno, cioè agnatica e cognatica assoluta. Agnatica e cognatica vuol dire che sia maschi che femmine possono ereditare, ma le femmine possono ereditare soltanto se non abbiamo eredi maschi. Invece cognatica assoluta vuol dire che le donne possono ereditare quanto gli uomini, alla pari, insomma. Io direi, consiglio sempre agnatica cognatica, cioè quella più utile, più che altro, perché comunque le donne, come ben sapete, matrimoni normali, i figli prendono il cognome del padre, quindi comunque perderete il gioco, perché la vostra dinastia deve andare avanti. Per fare in modo che i figli prendano il cognome di vostra figlia, bisogna fare un matrimonio matrilineare. Ora qui dobbiamo aumentare. Ci sono problemi nel nostro regno. Come facciamo a vedere? Dobbiamo andare su di noi. Ad esempio, noi possiamo avere due territori e noi ne abbiamo già quattro, quindi sono troppi. Cosa conviene fare? Mettere l'autorità della corona bassa, ovvero che possiamo avere comunque più territori, tre. A parte che non siamo sposati, quindi non abbiamo spazio anche della nostra moglie. A noi conviene sposare, mettere l'ambizione e sposarsi, così ci dà già dei punti. Questo è dominio vasto, l'erede no, il vostro sovrano non è sposato, titoli persi in caso della nostra morte e non abbiamo eredi. Allora, queste cose dobbiamo risolverle in questo momento. Allora, prima cosa essenziale, dopo aver scelto i consiglieri, io direi di o migliorare la diplomazia nel nostro regno, perché comunque all'inizio non tutti vanno d'accordo con noi, come vedete già alcuni vassalli non hanno dei buoni rapporti con noi. Però io direi già di creare qualche fabbricazione su qualche territorio, io direi su Sussex. Ora noi dobbiamo pensare a sposarci. Come vedete nel nostro esercito abbiamo 1194 unità, possiamo fare, dai vassalli ne abbiamo 3, cioè niente insomma, abbiamo solo il nostro esercito. Qui invece è l'intrigo dove possiamo fare dei complotti, possiamo vedere i nostri prigionieri, i complotti che vengono scoperti appunto dalla nostra spia, le minacce che vengono fatte al nostro regno. Le fazioni, vabbè, sono quelli che vogliono tipo, non so, l'indipendenza contro il nostro regno e cose varie. Qui non, sinceramente non ho mai messo mano. Perché no, comunque non sono molto interessato alla fede, alla religione, insomma. Però, comunque chi è più bravo a gestire la religione già sa cosa fare. Io ad esempio non l'ho mai fatto, ma non ci proverò nemmeno. Allora, la cosa essenziale, ora cosa dobbiamo fare, è trovare una moglie per il nostro re. Di solito io, facilmente si trovano figlie del re, no, di Lombardia, c'è molte figlie femmine che non sono sposate. Io direi di sposare una delle tante, quella più carina, insomma. Questa cicciona non mi piace, questa cicciona non mi piace, questa è obesa non mi piace. Tra questa e questa, quella meno strana, direi questa, insomma. Però vediamo che cosa ha. Maestro, teologo. Ah, questa è buonissima. Appagato, coraggioso. Io direi di sposare questa che è molto forte. Può dare una mano con il nostro regno. Ok, inviamo il matrimonio e premiamo start. Iniziamo a mandare il tempo avanti. Vi ho spiegato un po' il gioco. Che poi ci sono anche cose da vedere. Ad esempio, questa è la mappa fisica dove vedi, diciamo, la zona come pianeggiante e il resto. Questi sono i reami indipendenti. Visto che noi siamo i reami indipendenti, non c'è bisogno di fare tipo questo, vedete? Ad esempio, se eravamo un vassallo della Francia.
Facevamo così e si vedono tutti i vassalli della Francia. Insomma. Ok, è stata accettata, se non mi sbaglio la legge, infatti è stata accettata. Ci siamo sposati, Re Valerio. What the fuck? Si sposano, possiamo incamerare la data per contribuire alla spesa. Io direi di fare guadagni, cioè da più soldi. Ma come vedete invece qui sono le relazioni diplomatiche. Fa vedere la mappa diplomatica, mappa religiosa, ovviamente qui la maggior parte siamo cattolici, come vedete. Qui ci sono i slavi, cioè ci sono ancora religioni animiste. Poi qui vabbè, questa è quella mappa culturale, siamo tutti sassone qui, qui gallese, bretone. Poi c'è l'economia che non fa vedere i territori dove prendi più soldi. Più verdi sono, più soldi si guadagnano ovviamente. Qui vabbè, ho detto fa vedere i ducati, i regni, gli imperi e anche il rischio di rivolte. Questa invece è dinastia, è molto carino. Come vedete ad esempio, la dinastia che domina in questo regno è Doran Red. E qui invece la Kerling, sarebbe Re Carlo Magno. Qui opinioni, vabbè, le persone, i regni cosa pensano di te. Vassalli che non abbiamo. Vabbè, questi altri non sono molto importanti. Questo è anche importante, ovvero fa vedere i tipi di governo. Questi qua sono tribali e noi comunque siamo feudali. Il migliore ovviamente è quello feudale, a differenza degli altri. Oppure quello musulmano che è abbastanza buono. Ora devo scegliere una nuova ambizione. Ci siamo sposati con nostra moglie. Allora, possiamo anche vedere le opinioni di nostra. L'opinione di me, cioè cosa pensa mia moglie di me. Abbiamo 16, quindi è positiva, lei pensa bene e anche io penso bene di lei. Lei è la dinastia Al-Khlisi, alla Kisling, religione e cultura lombarda, quindi andiamo abbastanza d'accordo. Ora dobbiamo scegliere un'ambizione. Io direi sempre di avere un figlio maschio, di avere già il primo figlio maschio. Questi sono punti importanti che si hanno in base a o li inserisci all'inizio, oppure con gli eventi casuali aumentano, oppure servono grazie ai tratti. Ad esempio i tratti mi diminuisce 2 di intrigo, però mi dà 2 di diplomazia. Quindi sono abbastanza forte in diplomazia. Ambizioso, da comunque il personaggio è molto ambizioso, lavora sodo e cerca sempre di migliorare la propria condizione. Però non è un buon vassallo ovviamente perché ha un'alta ambizione. Quindi pensa sempre in grande. E infatti è molto forte in marzialità, intrigo, diplomazia, amministrazione e erudizione. Cioè in tutto. Cinico, vabbè, l'ho detto, aumenta molto l'intrigo. Però l'opinione della chiesa è molto. Si perde. Il gioco all'inizio non è molto veloce, come vedete. Cioè, noi possiamo impostare la velocità. Io di solito gioco con 3, che il tempo passa più velocemente. Poi, a parte questo, comunque per fare alleanze c'è bisogno di avere dei figli. Infatti noi già siamo alleati con il regno di Lombardia, perché comunque abbiamo sposato sua figlia. Quindi abbiamo una buona alleanza, tra virgolette. Poi possiamo anche vedere di diritto cosa possiamo diventare. Ad esempio possiamo creare il regno di Inghilterra. Per farlo c'è bisogno, basta che andiamo col mouse qui e vediamo. Ci servono almeno 2 titoli ducali. Abbiamo bisogno di 200 di pietà, cosa che non abbiamo. Abbiamo bisogno di soldi e comunque un 50% dei territori inglesi. Comunque è difficile creare un regno, almeno all'inizio non è molto facile. Quindi c'è bisogno di conquistare tutto. Il nostro esercito è diminuito, come vedete abbiamo 1032 uomini a causa comunque di troppi territori. E dei vassalli comunque ci offrono quasi niente, abbiamo pochissime unità. Cosa potrebbe offrirci le unità? Sono alcuni vassalli che pen non pensano bene di noi, ovvero questo qui. Quindi noi direi di migliorare le relazioni con questo qui. Come fare? Conferisci titolo onorifico. Quindi ad esempio facciamo gran cerimoniere. Così migliorano le nostre relazioni. Ad esempio comunque sono migliorati di 10. Dobbiamo aspettare che comunque questi meno 9 scenda. Difficilmente all'inizio. Comunque abbiamo un regno breve, visto che siamo re da poco. Le opinioni diminuiscono a causa di quello. Cosa che fa diminuire anche la nostra relazione, il fatto che lui sarà disonesto e io sono onesto. Il fatto che io sono cinico e siamo entrambi ambiziosi. Questo diminuiscono molto le nostre relazioni. Allora,
Comunque vi ho fatto vedere, diciamo, la base del gioco, le cose essenziali del gioco. Ora già ci hanno chiamato alle armi. Caro genero, la vostra saggezza e la vostra clemenza sono leggendari. Vi chiamate di onorare la nostra alleanza e di rispondere di chiamate alle armi contro Alperto, di rivolta ai Lombardi. Noi ovviamente accettiamo. Comunque è una guerra molto stupida. Cioè, molto, molto stupida. Infatti è solo una rivolta, credo che anche da solo. Qua è alleato anche a Bavaria. O Bavaria, non mi ricordo come cazzo si chiama. Quindi ce la fa sconfiggere facilmente le rivolte. Non c'è bisogno del mio intervento. A parte che non ho navi all'inizio, mi sa. Andiamo a vedere. Flotte. E infatti non ho navi. Visto che siamo nel 770 d.C., non abbiamo ancora le navi. Ma va bene, lasciamo queste cose. Poi, cose essenziali di questo gioco. Ce ne sono tante. Che forse alcune cose non ve le ho mostrate. Mi sono dimenticato. E poi questo gioco, ve l'ho detto, è molto completo, si fanno più cose. All'inizio è abbastanza lento per il fatto che non abbiamo figli, dobbiamo un po' sistemare le cose, comunque non abbiamo nemmeno rivendicazioni per dichiarare guerra a qualcuno. Quindi dobbiamo avere un po' di pazienza e aspettare che ci arriva qualcosa di utile. Ho detto, all'inizio sarà spiegato il gioco, so che sarà molto lento per... Ok, ci è arrivato un messaggio. Afferma di poter. Ah, afferma di poter essere maresciallo migliore di Bormes. Guarda che gli venga concesso l'incarico di maresciallo del piccolo regno. Io direi diamo a Efat un'altra possibilità. Se in caso non soddisfa le mie cose, possiamo anche cacciarlo. Cosa è successo? Gran Chief Teo di Saxonia ha usurpato il titolo di Chief of Yeoman. Cosa è successo? Qualcuno si è preso un titolo così gratis? Di qualcuno. Ok, non so di chi, però va bene, non ci interessa per il momento. Non so se possiamo creare altri ducati. No, perché dovremmo conquistare territori. Tipo, ad esempio, dovremmo conquistare Kent per avere un altro ducato. E creare il ducato, oppure usurpare, possiamo anche. Possiamo fare diverse cose, cioè. Più che altro per fare le guerre comunque dobbiamo avere rivendicazioni, cosa che non abbiamo per adesso. Vediamo. E infatti possiamo anche offrire vassallaggio, però raramente accettano le persone. Dovresti avere proprio un regno e mezzo per far entrare qualcuno nel tuo regno. Di solito è molto difficile. Bene, allora cerchiamo di capire cosa possiamo fare di utile nel nostro regno. Ad esempio, io direi di migliorare un po' le relazioni tra i miei vassalli, cioè cerco di far avere... Ah, più che altro stanno già aumentando, perché ogni 61 giorni un vassallo comunque avrà un meno 1, si toglierà, più che altro. Allora. Ah, mi sono dimenticato di parlarvi di questo, che è molto importante. Questa è la tecnologia del regno. Come funziona? È molto complicato anche per me. Perché, come ho capito, quando aumenti la tecnologia, l'aumenta in una sola provincia. Quindi, per aumentare la tecnologia è abbastanza complicato. Per fare i punti, comunque, c'è bisogno che il re oppure i tuoi consiglieri lavorano sulle tecnologie, come già ho fatto, come avete visto. Come vedete, qui già abbiamo tutta la tecnologia a livello 1. Quella militare, invece, è ancora bassa per noi, quindi dobbiamo aspettare che aumenti. Speriamo che riusciamo ad aumentarla facilmente. Ad esempio, qui già questo ingranaggio si sta muovendo, quindi vuol dire che questa tecnologia sta aumentando facilmente. Grazie ai consiglieri, come vedete, più 100% dai consiglieri. Aspetta, no. Ah, bonus dei vicini, ecco perché aumenta più facilmente. Qualche vicino ha già quella tecnologia più avanzata, mi sa. Quindi noi la stiamo sbloccando, tra virgolette. Poi dobbiamo vedere di risolvere questo fatto del dominio troppo vasto. Aspettate, un messaggio. Tutti mentono ormai. I cortigiani di non fanno eccezione. Uno di questi ha osato accusarmi di insensibilità che ne insensibilità, ha negato il clima di una bugia di silenzio. Sapevo che tutti mentivano. Vabbè, l'unico messaggio che possiamo fare. Quando si ha negato il clima di menzogna sta per rivederci in faccia. Gli ho risposto che fosse riuscivo a provarlo. Avevo potuto anche risconsiderare il mio giudizio sul genere umano. È possibile, vero?
Abbiamo il 20% che possiamo perdere il tratto cinico, però l'opinione di Cinehard, questo tizio, sarà meno 15% per 2 anni. Disprezza il cinismo. Abbiamo perso il tratto cinico. Ah, cavolo. Non è una cosa molto positiva, però potrebbe migliorarci, infatti, le relazioni facilmente con molte persone. Oh. Però vabbè, abbiamo perso già un tratto, cosa non so se è negativo o positivo. Io credo molto negativo perché aumentava i punti. Ah, qui possiamo anche vedere la nostra casata, cioè i membri vivi e il prestigio che abbiamo in totale. Poi possiamo avere, vabbè, questo è quello che vi ho fatto vedere adesso. Possiamo vedere anche l'albero familiare. Comunque vediamo i bisnonni, i nonni, i genitori e figli. Poi Real Team, non so cosa sia, non ho mai dato, non ho mai visto. Credo che riguarda i vassalli, mi sa. Cosa che... molte cose infatti io non ne conosco molto bene. Praticamente questo gioco, anche se ci gioco già da 6 mesi credo, non conosco ancora molte cose importanti. Ah, qui invece ci sono le decisioni, che sono abbastanza... mia moglie è incinta. Cosa positiva. Guadagna 5 di prestigio. Possiamo anche invitare tipo delle persone nel nostro regno. Non so, alcune danno dei bonus se non mi sbaglio, e alcuni sono inutili. Ad esempio puoi anche espellere gli ebrei, oppure fare un prestito, un prestito dagli ebrei. Usura, come cazzo si chiamano? Usurai ebrei, infatti. Questa invece compra un'indulgenza per i miei peccati. Ad esempio dobbiamo supplichiamo al Papa per togliere i nostri peccati, insomma. Comunque ve l'ho detto, è un gioco abbastanza completo. Ci sono molte cose che probabilmente io non conosco ancora. Forse che pian piano conoscerò anche io. Ve l'ho detto, io vi ho spiegato la base del gioco probabilmente. Però come vedete, se questo gioco comunque vi interessa, lo troverete anche su G2A a 4,30€, 4,50€. Il prezzo non è molto elevato. Ovviamente su Steam lo troverete a 50€ probabilmente. Però se andate su siti esterni lo pagate poco e niente. Alla fine io l'ho preso in un bundle, cioè era un'offerta tipo di... della Paradox Interactive. Offriva 17 giochi se non mi sbaglio a 5€. Io ho speso 5€, ho preso tutti questi giochi. Insomma, detto, questo gioco è abbastanza completo. Per chi è appassionato di strategia ve lo consiglio assolutamente. Spero che comunque questo gioco vi piaccia e mi lasciate fare altri gameplay. Comunque è un gioco, lo so, molto lento e abbastanza pesante. Però ho detto, all'inizio è così. È nato nostro figlio, un nuovo erede. Se il tuo personaggio dovesse morire, continua a giocare come... dobbiamo dare... abbiamo realizzato anche l'ambizione. Dobbiamo dare il nome al nostro figlio. Io direi di chiamarlo... userò i nomi italiani perché comunque, visto che siamo una famiglia italiana, direi di chiamarlo tipo Francesco. Mi piace molto questo nome. Come vedete abbiamo avuto il nostro primo figlio. Sarà l'erede del nostro regno, infatti vi dirà i suoi attributi. Erede al piccolo regno, a tutte le contee che appartengono a me, dinastia la stessa, religione cattolica e cultura anglosassone ovviamente. Ora abbiamo completato un'ambizione, dobbiamo scegliere un'altra. Io direi di avere una figlia. Ora possiamo fermarci qui. Spero che comunque questo gameplay vi sia piaciuto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Spero che sarà meno lento di questo qui, ma probabilmente, visto che... spero che questa rivendicazione si farà facilmente, che voglio dichiarare già guerra, voglio far vedere come funziona in battaglie. Almeno i primi episodi vi spiegherò un po' come funziona e poi giocheremo con questa nazione e cercheremo di portarla fino all'ultima data di questo gioco. O almeno ci spero di arrivarci.